La seconda quindicina di dicembre è il periodo cruciale per le fabbriche di leccornie di tutto il mondo. La cittadina d'Alba, in Piemonte, era sino a poco tempo fa nota solo per i suoi profumati tartufi. Oggi questo nome suona dolcissimo, è il caso di dirlo, per compatte legioni di solidali bimbi. È nel periodo natalizio che le macchine di questa grande fucina di ghiottonerie vengono sottoposte a un ben impegnativo collaudo. Ed ecco accanto alle stecche di cioccolato confezionate con l'esotico cacao, allinearsi non meno appetibili i cremini, per i quali sono stati saccheggiate le domestiche selve di nocciole. Infaticabili braccia impastano intanto il pane di caramella. Dentati rulli affinano il dolcissimo cilindro. Ultimo tocco, la vestizione con eleganti abiti di cellofan. Ed ora via libera al treno più dolce del mondo. Di fronte a locomotive come queste, tutti i bimbi scoprono nel loro animo l'irrefrenabile vocazione del macchinista.